Salve a tutti per ritrovati a questo nuovo appuntamento con i Friday Tech. Di cosa parliamo oggi? Apple Watch, più desiderato al mondo che ha prodotto Apple, sarà commercializzato tra gennaio e marzo dell'anno prossimo. Ma molti si chiedono quali sono i pro e i contro di questo dispositivo. Oggi vi mostrerò i nostri tre pro e i nostri tre contro. Iniziamo subito parlando dei pro. Il primo pro parla di comodità. Apple Watch ci aiuterà a rispondere velocemente a un messaggio, a una chiamata e tanto altro ancora, senza dover utilizzare per forza il nostro iPhone e quindi lasciarlo all'interno della nostra tasca o della nostra borsa. Il secondo pro, invece, riguarda i sensori per il battito cardiaco che ha incorporato l'Apple Watch. Ci permetterà di tenere sotto controllo la nostra salute e quindi il nostro battito cardiaco. Il terzo pro, invece, riguarda la personalizzazione dell'Apple Watch, ovvero ci saranno tre modelli, con prezzi ovviamente diversi, e un'infinità di cinturini per poter personalizzare il nostro stile. Ma passiamo ai contro. Il primo contro riguarda l'impermeabilità, ovvero Apple Watch non è totalmente impermeabile, ma solo resistente agli schizzi, quindi non potremo portarlo al mare, ma neanche farci il bagno con esso. Il secondo contro, invece, riguarda la possibilità di essere più soggetti a furti. Avere un dispositivo al polso, diversamente da quello in tasca, rende più visibile e fattibile la mossa di un eventuale ladro, che potrebbe quindi sottrarci il nostro prezioso gioiellino. Il terzo contro, invece, riguarda la possibilità di rottura. Avendo un dispositivo così costoso al polso, ogni nostro piccolo movimento ci sembrerà un grande e pesante movimento. Immaginate avere l'Apple Watch nel polso e sbatterlo contro un muro, contro un tavolo o qualsiasi superficie dove un orologio può appunto sbattere. E se il display si dovesse rompere? E beh, lì sono cavoli amari. Con questo io vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui con il Friday Tech. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace e commentare dicendomi i vostri pro e i vostri contro dell'Apple Watch. E non vi dimenticate che segna pure l'ora, eh? A venerdì prossimo!